strada in autostrada. Può essere dall'altra carreggiata, può essere un casello, può essere un autogrill, ma in autostrada la polizia stradale c'è. Quindi arriviamo noi prima dell'ambulanza, prima dei medici, prima di tutti. Arriviamo sul posto e quando ci vedete correre, molto spesso è per quel motivo lì, mettiamo a terra delle torce come queste, che sono delle torce che si accendono e bruciano per parecchio tempo. Mettiamo dei fari luminosi, mettiamo dei cartelli come questi, mettiamo in sicurezza la zona dell'incidente perché ci lavoriamo noi e perché ci sono delle altre persone in condizioni di difficoltà. La conducente che era all'interno della macchina diceva: io ho male al collo, ho male alla schiena. La portiera era bloccata, come si era bloccata a suo tempo anche questa portiera qui, e io non posso tirar fuori dal finestrino una persona che ha del dolore alla schiena perché rischio di cagionare più lesioni di quelle che già ha. Se ha una frattura alla colonna vertebrale, se io la tiro fuori dal finestrino, rischio di fare più danni. Se la macchina sta incendiandosi o rischia di esplodere, la tiro fuori dal finestrino perché si cerca la condizione minore di minor danno. Mentre se prendiamo i tratti dell'acqua. Stavamo aspettando quindi i vigili del fuoco che con le loro cesoie potevano tagliare il montante per estrarre la persona. E abbiamo sentito il boato di questa Porsche arrivare, perché fortunatamente queste auto fanno un sacco di rumore quando sono su di giri. Non permette. Perché ci sono continui confronti a casa di lavori, a casa di tratti. Quest'auto dipende dai tratti. Vedete, questi sono i cartelli, questi sono, vedete, le torce che avevamo messo dietro, le vedete ancora? Vedete i cartelli stradali che abbiamo all'interno dei veicoli? C'era la segnaletica. Questo è arrivato a piena velocità, io e il collega ci siamo scansati per un istante, per proprio ci è passata davanti ed è entrata dritta contro l'altra macchina, è morto il conducente della Porsche ed è morto il conducente che c'era dentro la macchina ferita, con cui io avevo parlato fino a un istante prima. Non sono cose accettabili, non sono cose accettabili, sono esperienze che a me, come a qualsiasi altro collega della polizia stradale, rimangono dentro per tutta la vita, perché fino a 2 secondi prima io parlavo con quella persona, adesso non c'è più per colpa di uno che aveva una magnifica Porsche, chissà quanto andava. Quanto andava? Allora abbiamo cominciato a pensare: ma quanto andava questa Porsche? Allora siamo andati a vedere i tracciati del Telepass. Questo era un professionista che lavorava, che periodicamente percorreva questo tratto, e dai tracciati del Telepass abbiamo accertato che, constatato più che accertato, che percorreva la distanza che c'è tra Milano e Vicenza, tra i caselli della barriera di Milano e il casello di Vicenza Est, percorreva il tratto in circa un'ora e sono 200 km. Vuol dire viaggiare a velocità di 230-240 km orari, perché prima o poi troverò un camion che va più piano, troverò una macchina che va a 120-130, quindi io decelero, da 200 e passa scendo a 130, per riportarmi alla media di 200 km orari devo viaggiare a 100-240-230-240, e sono delle velocità che si devono fare e si possono fare solo in una pista dove ho delle vie di fuga, dove ho delle protezioni sulle barriere, dove ho una condizione di sicurezza. Eppure, vedendo quest'altra auto che vediamo che è in questo momento, non è l'ultima serie neanche questa, però insomma è una macchina, è un Audi A6, una macchina di un certo livello. In occasioni come queste, dove noi della stradale siamo visti come inoffensivi, perché non abbiamo la paletta, non abbiamo il blocchetto di verbali per scrivere, no, siamo delle persone innocue. Vi dico che, tanto per dirvi, se solo noi, anziché essere vestiti con questa divisa, ci mettiamo l'altra divisa di collega, quello con i pantaloni lunghi, quando fermiamo dei camion ci trattano in maniera diversa, perché pensano che non siamo della stradale, magari perché non vedono lo scudetto. Allora dicono: questi sono di un'altra specialità, che non sono della stradale, che non hanno tutta la conoscenza che hanno quelli della stradale. Allora li trattiamo in maniera diversa. E vi dico, in condizioni come queste, dove sembriamo non pericolosi, alcuni ci vengono a dire: ma sa, lei non può capire, io ho un Audi A6, ho una Mercedes, ho un Audi A8. Se vado a 130 km orari sono più pericoloso, perché non
non si sente nessun fruscio, è come andare con appunto a 50 all'ora per me andare a 130. Se non vado a 170-180 mi addormento. Lo dicono, vi garantisco, un sacco di persone lo dicono. Io ho partecipato a manifestazioni come il Motor Show, sono diversi anni che vengo qui alla festa della polizia. Parlo un po', poi mi tirano in disparte e mi dicono: Sama, a 130 viene sonno, bisogna andare a 170 perché tutto scorre più in fretta, allora sono più sveglio e sono più pronto, più reattivo. E allora io faccio vedere la mia esperienza, cosa mi fa dire. Questo è un incidente e vedete quello che è rimasto di quest'Audi A6 con un impatto alla velocità. Ecco, questa è chiaro come è finito l'incidente per chi era alla guida e per chi c'era di fianco, no? Questo incidente si è verificato alla velocità di 150 km orari. Ma li fa anche la Via Punto i 150 km orari. Li fa qualsiasi macchina che noi compriamo al giorno d'oggi, ad eccezione delle mini car, vabbè, quella è un'altra cosa. Ma qualsiasi auto normale che noi compriamo fa i 150 km orari, voglio dire, li fa la Smart, li fa la 500, li fa la Panda, li fa chiunque. E vi garantisco che per chi sarà dentro quest'auto qua, aver avuto una Panda, aver avuto un appunto, aver avuto un Audi A6 non cambiava assolutamente niente. Non cambiava assolutamente niente. Quindi, sul discorso che facevo prima, è vero che le auto...